Vediamo cosa possiamo imparare dal volo Auckland a Santiago del Cile. È di 6.015 miglia, pari a 9.681 km. Facciamo un paragone fra Auckland e Los Angeles. Questi sono 6.529 miglia, pari a 10.508 km. E adesso vediamo la durata dei voli. Da Auckland a Santiago, 11 ore e 15 minuti col volo diretto. E Auckland a Los Angeles, 12 ore e 15 minuti col volo diretto. Ha un senso, perché sono 500 miglia, ossia 827 km in più. 827. Ora andiamo a fare qualcosa che gli amanti del globo non vanno a controllare. Qui c'è Auckland e qui Santiago del Cile. E questo è un globo standard. E adesso andiamo a spostare questa cordicella fino a Los Angeles per verificare se è o non è solo 827 km più lontano. Questo per dire se il viaggio è 500 miglia più distante da Auckland rispetto al Cile da Auckland. Questo che vedete è il segno da Santiago del Cile e qui c'è Auckland col suo segno sulla cordicella. E qui c'è Los Angeles col suo segno sempre sulla cordicella. Ora, per rendere le cose più semplici, per farle capire semplicemente, trasportiamo questi segni sulla carta per farla assomigliare ad un righello. E se dividiamo le 6.015 miglia del volo da Auckland a Santiago del Cile in parti uguali, in sei segmenti, perciò in sei segmenti di 1.000 miglia ciascuno, in questo modo abbiamo la possibilità di valutare quanto è più lontana Los Angeles. Come potete vedere qui, a sinistra c'è la Nuova Zelanda, e tutti questi segni insieme rappresentano 8.000 miglia, circa 12.900 km. E questa è la cordicella che ho usato per segnare queste misure. Vedete? È una cordicella, non un elastico. Mentre questa è una striscia di carta, ed anche questa non è un elastico. Ora ve la stendo in modo preciso per mostrarvi che i segni corrispondono al righello di carta che ho fatto. Cile, Nuova Zelanda, Cile e Los Angeles. Dove ho segnato Nuova Zelanda in realtà è Auckland, sempre Nuova Zelanda. Questo è il viaggio, queste sono le distanze fra la Nuova Zelanda e il Cile e ci sono 1.000 miglia, oltre 1.600 km fra ogni segno. Ma per renderlo ancora più chiaro, andiamo a segnare i numeri, cari amici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un po' più in là dell'8 si trova Los Angeles. Come ho detto, anche se non sono proprio precisi, ci sono 6.015 miglia fra Auckland e il Cile. E questo righello indica anche la distanza di Los Angeles, che è un po' più grande. Quindi, qui c'è Auckland e qui Santiago del Cile, sul segno numero 6. Ora spostiamolo in su verso Los Angeles per farvi vedere questa differenza di 2.000 miglia, ossia 3.200 km. Scusate se non eseguo bene il tutto, avrei dovuto fare delle prove. Ma penso che riuscite a vedere che è accurato e che mostra una enorme discrepanza sul globo rispetto ai tempi di volo. Si capisce, guardate. Qui c'è veramente Auckland, si trova qui. E qui c'è Los Angeles, esattamente qui. Quindi il globo, o perlomeno questo globo fisico, contraddice i tempi di volo e le distanze mostrate.
questa cordicella e questo righello provano che il globo è distorto e la terra piana smonta le sue fondamenta. Ciao.